Perugia e Rimini si affrontano per la quarta volta in questa stagione. Oltre alle due di campionato c'è stata anche quella in Coppa Italia, ma stasera ci si gioca l'accesso alla fase nazionale dei playoff. Matos e Pass a supporto di Vasquez, Morra invece unica punta nel tridente con a fianco a sé La Messa da una parte e Malagrida dall'altra. Ci sono circa 4.500 spettatori, di cui 430 con i colori del Rimini. Alcuri con il Perugia che ha la prima chance dopo 12 minuti. Ryder Matos scavalca un po' tutta la seconda linea del Rimini e scarica senza però trovare lo specchio della porta. Si fa vedere alla mezz'ora il Rimini con La Mesta che mette questo cross sul secondo palo, arriva Meglaitis, ma è bravo Adamonis a evitare guai per il Perugia. La discesa dell'esterno mancino della difesa del Rimini, con il Perugia che nel finale di primo tempo si fa rivedere. Pallone per Lisi che controlla e calcia fra le gambe di Langella, blocca senza problemi Simone Colombi che inchioda a terra il tiro del numero 23 del Perugia. Nel secondo tempo giocatona di La Mesta che scatta e parte il traversone, è messo in calcio d'angolo da Mezzoni sul buonissimo spunto di Davide La Mesta. Punizione dopo l'ora di gioco per il Perugia, traversone di Torrasi sul secondo palo, Noah Lewis che colpisce con la spalla ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta, grande chance per il difensore del Perugia. Poi si distende il Rimini con questo pallone per Morra che prova a incrociarlo, alza troppo la mira però il centravanti del Rimini. 19 gol in regular season, ancora però a secco nei playoff. Calcio d'angolo un minuto dopo per il Perugia, traversone che arriva nel cuore dell'area di rigore, Kuan prova la rovesciata senza però fortuna, palla che finisce fuori senza che l'ivoriano riesca a toccarla. Ancora però il Perugia nel finale si fa vedere ed è ancora Kuan che arriva a strozzare con il sinistro senza riuscire però a impegnare Simone Colombi. Il Rimini ci prova fino alla fine con Capanni che gioca questo pallone oltre i 5 di recupero, l'ultimo traversone con la palla che si impegna, esce Adamonis e Alberto Ruben Arena fischia la fine. I tre fischi valgono e la certificazione sullo 0-0 che qualifica il Perugia in virtù del miglior piazzamento in classifica. Il Rimini esce a testa alta.